Allora, ragazzi, comprare iscritti è reato. Ora noi ci adopereremo, ho già sentito altre persone, per chiudere soprattutto un canale fake sull'Inter che ha 8.000 iscritti e fa live con 20 persone, che fa anche la morale, ha preso uno strike dall'Inter, ha fatto pirateria e poi va a fare le morali in giro. Te sei il primo gobbo con la G maiuscola perché compri gli iscritti, il primo gobbo su YouTube, te che parli male dei gobbi, ed è giusto parlarne male, ma te sappi che sei lo schifo di tutti gli interisti e sei il primo gobbo sei te che vuoi fare apparire quello che non esiste, perché te non hai 8.000 rotti iscritti e hai dei numeri da canale da 500 iscritti, quindi caro gobbo, il primo gobbo che si dovrebbe vergognare su YouTube sei te. I gobbi sono meglio di te in certe cose. Senti cosa ti arrivo a dire. Che grazie a te che sei la vergogna di tutti i canali dell'Inter. Quindi, te che fai pirateria, te che compri iscritti e fai reati, devi scomparire da YouTube. Perché ora ci hai rotto i coglioni. A parte questo. Allora, ragazzi, diciamo che faccio una prima analisi di una buona fetta di stagione. Io, questa è una cosa che avevo dentro. Voi lo sapete, io non sono qui a cercare consensi. Non ho interessi economici, è normale, mi fa piacere avere tante iscrizioni, avere tante visual. Anzi, ricordo una cosa: quello che compra gli iscritti e fa le live con 20 persone. Questo canale ha raggiunto 5 milioni e 2 di visual e posteremo i numeri certificati. Con 8.000 e rotti iscritti, tutti certificati. E grazie a quel gobbo maledetto, se altri canali ci prendono in giro a noi interisti, perché quello è il primo gobbo fake su YouTube che si dovrebbe vergognare. Allora ragazzi, la Super Rosa, scusatemi ma oggi sono nervosissimo, ma mi sta venendo fuori una verità, non una roba campata in aria. La Super Rosa dell'Inter, no? Che quest'anno si era tanto descritta, l'Inter quest'anno una Super Rosa, l'Inter non ha nessuna Super Rosa, te lo dico io. E te lo dimostro, l'Inter non ha nessuna rosa ampia. L'Inter ha solamente qualche scelta in più e ad oggi bisogna fare i complimenti, bisogna essere umili, riconoscerlo, bisogna essere onesti. E ad oggi vanno fatti i complimenti a Simone Inzaghi e a questi ragazzi, ad una parte di questi ragazzi, perché c'è un'altra parte di giocatori che ad oggi all'Inter non sono esistiti e sono dati di fatto, non è opinabile quello che sto dicendo, ragazzi. Perché il signor Klassen, detto il tedesco in vacanza, gli manca il calzino bianco e i sandali. Per l'amor di Dio, lo sappiamo tutti e sa giocare a calcio. Io l'ho visto in Champions giocare contro il Napoli. Ma di cosa vuoi ragionare? Che apporto ha dato ad oggi? L'allenatore non lo fa giocare, lui si deve ambientare, problemi di lingua, tutto quello che ti pare. Mi dici che apporto ha dato? Siamo quasi a dicembre all'Inter, il signor Klassen. Non per colpa sua, ci mancherebbe. L'Ajax te lo regala a 31 anni. Secondo te perché te lo regala? Perché l'Ajax... all'Ajax ci vogliono tutti bene, secondo te? Perché l'Ajax te lo regala? Quindi, signor Klassen, ad oggi contributo zero e non puoi dire nulla, non puoi dire nulla. Vogliamo parlare del signor Cuadrado, che a qualcuno ho sentito dire è meglio di Dumfries, lo preferisco a Dumfries, classe pura, eh? Te vuoi mettere Cuadrado con Dumfries nel sistema di gioco Inter, te volevi mettere Cuadrado al posto di Dumfries, che Cuadrado la fase difensiva non la faceva nemmeno a 20 anni. Cuadrado è un giocatore, io te lo dico da prima che arrivasse. Cuadrado è uno da buttare dentro 20 minuti, massimo mezz'ora, perché poi gli viene il mal di testa, non ce la fa più a correre. Ma quando devi recuperare e non gli devi dare fase difensiva, ad oggi il signor Cuadrado non riesce a fare nemmeno mezz'ora, ha fatto 30 minuti in 4 mesi e non riesce nemmeno ad allenarsi. Quindi mi devi dire te che ragioni. Parlo in generale, non a voi ragazzi, di questa Super Rosa, di quale Super Rosa stiamo ragionando qui? Cuadrado, un altro dopo l'asse. Vogliamo parlare di Arnautovic, lo sapete? Per me era una roba da non fare mai. Ma perché? Perché veniva da 6 mesi di stop, veniva da un infortunio pesante. Ricordo a tutti voi ragazzi che il signor Marco Arnautovic, che nessuno mette in dubbio le sue qualità tecniche perché sa giocare a calcio, io lo so, sono un pazzo. Ma signor Arnautovic, a fine giugno 2023 aveva ancora le stampelle perché è stato fermo per 6 mesi per un discorso al piede, per un problema al piede. È uno che pesa 100 kg, è un po' come Vieri. È uno grosso, ha bisogno di allenarsi tanto e di giocare, cosa che all'Inter non potrà fare. Quindi anche Arnautovic ad oggi, purtroppo, vuoi anche l'infortunio, ma sai, questi sono giocatori di 35 anni, non sono ragazzi di 20.
è più facile si faccia male uno di 35 usurato che uno di 20. Quindi anche ad oggi, signor Arnautovic, che apporto ha dato? Ha fatto l'assist nella sua prima apparizione, anche lì ha tirato in porta, voleva fare un assist. Signor Arnautovic, sarò cinico in questa analisi, non me ne frega nulla, perché questa roba della Super Rosa deve finire. Signor Arnautovic, dopo l'asse nel quadrato, non ha dato nessun apporto. Lo puoi usare per far riposare mezz'ora un attaccante, sì, ma non è una terza punta, perché Arnautovic, quadrato, e poi veniamo anche a Sanchez, non sono terze punte che possano permetterti di fare il turnover. Questi sono giocatori usurati a fine battuta che non riescono a farti fare turnover, perché non gli puoi far giocare due partite di fila a questi qui. Quindi devi sempre strizzare, capito? Devi sempre strizzare al massimo i titolari. Vogliamo parlare di un giocatore che io adoro come tutti voi, di Sensi? Che apporto ha dato Sensi? Che apporto può dare? Ha ancora problemi fisici. E siamo già a quattro che non hanno dato nulla della super rosa. Siamo già a quattro. Su Sensi non dico più nulla perché gli voglio troppo bene. Vogliamo parlare di Sanchez, giocatore che crea confusione, che ha ancora le caratteristiche per saltare l'uomo, ma che non ha più lo spunto di una volta. È quasi più un trequartista rispetto a una punta. Quindi anche lui non può far rifiatare davanti i due titolari più di tanto. Non è una terza punta, è una quarta o quinta punta anche Sanchez. Anche se rispetto ad Arnautovic, secondo me, quello può fare più la differenza. Vogliamo parlare di Bissek? Prima partita in Champions League si è comportato bene, ma lo abbiamo visto solamente un tempo. C'è stata una cosa molto positiva, il ragazzo non ha fatto danni, perché io non ho problemi, non me lo rimangio quello che ho detto. Lo vedo ancora molto acerbo a livello tattico. Attenzione però che anche se non ha fatto danni, il ragazzo ha bisogno di crescere, perché spesso l'ho visto in posizione sbagliata durante la partita. Era dove non doveva essere, ma si è comportato bene, per l'amor di Dio. Ma che apporto ti può dare Bissek? Vogliamo parlare dei titolari poi? Oh, il portiere, 35 anni. Il portiere non è che deve... Vabbè, Sommer, come si è rivelato? Fortissimo tra i pali, molto male nelle uscite. L'hai visto Sommer? Te l'ho detto da prima che arrivasse. Ma non perché io sono l'espertore, perché li conosco i giocatori, altrimenti sto zitto. Quindi Sommer, 35. Acerbi, il pilastro della difesa dell'Inter, a 36 anni, ricordatelo. 36 anni, Acerbi è l'unico marcatore forte all'Inter. Poi abbiamo Darmian a 34 anni e poi dopo abbiamo Mkhitaryan a 35. Questi sono tutti titolari. Noi siamo tra le squadre più vecchie, se non la più vecchia della Serie A. Quindi questa Super Rosa non esiste. Ci sono tanti giocatori negli 11 titolari molto avanti nell'età. L'allenatore è costretto a strizzare sempre i soliti 12-13, ma forse 14 giocatori. Se poi te mi parli di Frattesi, Augusto, sono stato il primo a parlarne bene, da prima che arrivassero all'Inter. Ma sono andati via anche altri giocatori, però. Sono arrivati, è vero loro, ma sono andati via anche altri. Quindi questa Super Rosa dov'è? Non esiste la Super Rosa, perché ad oggi 2, 3, 4, 5, 6 su 6 giocatori non hai potuto contare, o per problemi di ambientamento, o perché non sono ancora pronti, o perché sono usurati. Quindi l'Inter rispetto all'anno scorso ha un attimino più di scelta a centrocampo, ha un Aslani maturato, ha un Lautaro Martinez che non ha mai avuto una partenza così, ma la partenza di Lautaro è grazie anche al lavoro e alla densità che fa Tikus Turam, stai attento, perché Lautaro Martinez una partenza bomba così non l'ha mai avuta, ma te lo spiego io anche perché ha avuto una partenza bomba così, perché corre molto meno con Turam. Perché quando è entrato Arnautovic, a parte secondo me impresentabile ancora a livello fisico, togli una Ferrari e metti una 500, di cosa stai ragionando? Non esiste nessuna Super Rosa, c'è un attimino più di scelta rispetto all'anno scorso. Di questi 6 giocatori che ho elencato, secondo me difficilmente qualcuno potrà dare qualcosa, me lo auguro, sarò il primo a riconoscerlo, me lo auguro che almeno Arnautovic si rimetta in piedi. Va bene, che Bissek cresca, ma vuoi parlare di Cuadrado che ha fatto mezz'ora in 5 mesi? Ma di cosa ragioni? Appena premi un po' in allenamento che si infiamma il tendine, ma di cosa stiamo ragionando? Sono giocatori a fine battuta questi. Di cosa stai ragionando? Non esiste nessuna Super Rosa. C'è un po' più di scelta a centrocampo. Davanti sei messo male come l'anno scorso, uguale spicciato. Sì, c'hai due nomi lì, ma questi due ancora ad oggi non hanno fatto nulla, perché purtroppo non sono stati disponibili. In difesa uguale, si è fatto male Pavard e si è messo male, devi stare attento perché hai solo un marcatore, bravo.
Quindi siamo sempre sulla lama del rasoio, non esiste nessuna super rosa. Mi vuoi dire che in termini numerici siamo messi bene? Per l'amor di Dio. Allora io ti dico, basta che respiri, no? Come funziona? Non c'è nessuna super rosa. Vanno fatti ad oggi i complimenti a chi ha giocato fino ad oggi, a chi ha affrontato le partite in maniera professionale e all'allenatore. Sapete benissimo, e lo ribadisco, che Inzaghi non è il mio allenatore preferito. Però ad oggi è ingiusto negare l'evidenza. Ciao, Inter.